Ciao ragazzi, ben ritrovati. C'è grande attesa per la risposta del Bruges all'ultima offerta del Milan, all'ultima offerta economica del Milan per De Ketelaere. Offerta che si va a comporre e a modulare in maniera diversa rispetto alle ultime. Si tratta di un'offerta che parte da una base fissa di 31 milioni di euro e si aggiungono 4 milioni di bonus. Questi bonus però non sono tutti facilmente raggiungibili, forse questo potrebbe essere l'unico motivo di discussione, l'unico motivo di riflessione da parte del Bruges all'offerta rossonera. Il Milan però sta cercando di chiudere questa operazione ormai da troppo tempo, da tanto tempo, ed è in attesa di una risposta. Quindi siamo anche noi in attesa di capire come il Bruges ha come dire, recepito quest'ultima proposta economica da parte di Maldini e Massara. Una risposta che dovrebbe arrivare ad ore, quindi magari dopo la realizzazione di questo video potrebbe esserci la risposta del Bruges. In tal caso faremo sicuramente un altro video per annunciare l'accordo, perché qui stiamo andando avanti davvero da giorni, da settimane, e non vediamo l'ora che si possa concludere questa storia. Lo dico davvero sinceramente. Milan che le sue mosse le ha fatte, così come il giocatore, perché anche oggi dal Belgio emerge una questione molto importante. De Ketelaere non si è presentato al campo di allenamento, non ha svolto allenamento con il resto della squadra del Bruges, ha voluto quindi lanciare un altro segnale, così come era successo anche nei giorni precedenti, perché non è la prima volta che De Ketelaere preferisce allenarsi da solo, addirittura da quello che filtra dal Belgio, quindi sono notizie che arrivano dal Belgio, il giocatore non si sarebbe neanche recato al centro sportivo di allenamento, questo perché vuole dare un ulteriore segnale, lui non vede l'ora che la trattativa si chiuda e ha deciso quindi non presentarsi, all'allenamento di gruppo con la squadra. In più, questo è un altro elemento che si può aggiungere alla lista di azioni effettuate da De Ketelaere per convincere il Bruges e da un altro lato per trovare l'accordo col Milan, da quello che evince dalle ultime narrazioni sull'ingaggio, ecco, del giocatore. De Ketelaere è sceso dai 2 milioni e mezzo che aveva pattuito insieme al suo agente qualche giorno fa, addirittura è sceso a 2 milioni e 2, 2 milioni e 3, decurtandosi un po' di stipendio, una parte di stipendio, pur di dare un'accelerazione alla trattativa e di dare il suo contributo alla trattativa del Milan. Quindi, sinceramente, al momento non si può dire nulla al ragazzo, non si può dire assolutamente nulla. Lui vuole il Milan a tutti i costi. E lo sta dimostrando praticamente. Non si sta allenando con la squadra. Ha rinunciato alla partita di Supercoppa di Belgio. Ha rinunciato alla prima partita di campionato. Non si sta presentando all'allenamento della squadra. E in più ha anche deciso di decurtarsi una parte di stipendio, di sottrarre una parte di stipendio per accelerare la trattativa. Secondo me sono dei segnali chiari, evidenti. Un giocatore che vuole a tutti i costi il Milan, è un giocatore che si comporta in questo modo. Quindi va anche applaudito un po' l'atteggiamento del giocatore, che da ragazzo serio, da ragazzo che ha le idee chiare e ben precise, sta facendo di tutto per realizzare il suo sogno. Il suo sogno è quello di vestire la maglia del Milan. E quindi ripeto, siamo in attesa di novità, siamo in attesa di risposte da parte del Bruges all'ultima proposta economica formulata dal Milan. Appena ce ne saranno, daremo finalmente il via libera a questo video dove annunceremo l'accordo. Davvero non ne possiamo più. Dicevo, De Ketelaere non vede l'ora di realizzare il suo sogno, che è quello di vestire la maglia del Milan. Attualmente c'è già un giocatore che veste la maglia del Milan e che sta realizzando i sogni del Milan, perché grazie al campionato svolto nella passata stagione da Rafa Leão, il Milan ha dato un grosso impulso alla propria stagione,
fino a vincere lo scudetto, perché nel girone di ritorno Rafa Leão è stato davvero imprendibile, è stato davvero il giocatore più forte, più bravo dell'intera girone di ritorno, dell'intera stagione rossonera, tant'è vero che è stato anche eletto come l'MVP dell'intera Serie A, come il miglior giocatore dell'intero torneo. Questo è un grande segnale per il Milan, perché i rossoneri devono a tutti i costi blindare questo ragazzo. Lo abbiamo visto ripartire bene contro il Fosberger, segnare il primo gol della partita. Bella azione, lancio dalle retrovie, aggancio volante, poi entra in area di rigore e lì sorprende il portiere con uno scavetto. Quindi è un Rafa Leão che è ripartito dalle solite abitudini, dai gol, dagli assist, dalle giocate, giocate importanti, giocate decisive. E ora però tocca anche al Milan provare a blindare questo giocatore, perché il suo contratto scade tra 2 anni. E noi sappiamo che quando un giocatore di questa importanza, di questa caratura, arriva a 1 o 2 anni dalla scadenza, devi necessariamente trovare l'accordo, altrimenti rischi di perderlo. Proprio oggi leggevo le dichiarazioni di Frank Kessié, che diceva: quando si avvicina un club come il Barcellona, non puoi dirgli di no. Poi sappiamo che per Kessié, oltre al prestigio di vestire la maglia del Barcellona e di giocare al Camp Nou, sicuramente c'è anche l'aspetto economico, perché Frank Kessié aveva chiesto 8 milioni di euro netti l'anno, partendo da una base di 2 milioni. Ora non è proprio la stessa cifra che chiede Leao, ma siamo lì. Non chiede 8 milioni Rafa Leao, ma chiede tra i 6 e i 7. Il Milan inizialmente aveva trovato un accordo di massima intorno ai 4 milioni e mezzo. Ora questo accordo di massima trovato a gennaio-febbraio va rivisto, perché il giocatore è esploso, il giocatore è diventato di caratura internazionale, sono arrivati anche degli apprezzamenti da parte di squadre della Premier League, anche squadre importanti in Europa, quindi questo non ha fatto altro che aumentare un po' il valore del giocatore stesso. E quindi il Milan sa di avere tra le mani un talento importantissimo, un talento puro, un diamante che sta sgrezzando anno dopo anno, perché il primo anno di Leao al Milan non è stato esaltante, anche se ha fatto vedere delle ottime cose. Al secondo anno Leao ha più o meno fatto vedere le stesse cose del primo, al terzo anno è esploso completamente, diventando il giocatore più importante della Serie A, l'elemento chiave per lo scudetto del Milan. Ora chiede uno stipendio importante, uno stipendio da 6-7 milioni. Il Milan da 4,5 potrebbe arrivare a 5-5,5, magari aggiungendo dei bonus e così provare a trattenere Rafa Leão. Il Milan deve però prendere una decisione, non può in un certo qual modo sperare di arrivare all'ultimo giorno disponibile del mercato, non solo quello attuale, ma anche della prossima stagione, della prossima estate, quindi nell'arco di quest'annata, e sperare che poi il giocatore faccia un passo indietro. In questo momento le soluzioni sono due: o Leao viene accontentato e quindi il Milan alza l'offerta economica e si chiude la questione, molto semplicemente, oppure il Milan prova a vendere Rafa Leão, ma in quel caso deve ottenere una cifra molto alta, 100 milioni, 110 milioni, 120 milioni. Io ho fatto un sondaggio recentemente anche in una live, ho chiesto ai tifosi: ma voi cosa ne pensate? Il Milan dovrebbe vendere Leão e guadagnare 100-120 milioni, o dovrebbe rinnovare però correndo il rischio di poi perderlo a zero, perché c'è il rischio che il Milan possa perdere un giocatore del genere a zero. Molti hanno risposto con il rinnovo, si vuole tentare la strada del rinnovo. Tra l'altro rispondete anche voi sotto questo video: secondo voi cosa dovrebbe fare il Milan? Perché Rafa Leão va, secondo me, blindato entro quest'autunno, prima che inizi il mondiale, perché poi non ci dimentichiamo che il mondiale è un'altra vetrina importante e i giocatori lì possono acquisire ancora più valore. Vediamo.
Vediamo perché sono ore decisive, importanti sul mercato del Milan, almeno in entrata per Decathlon, e speriamo di aggiornarvi presto con un altro video dove annunceremo l'accordo.